Dai, breve video. Brevissimo video. Allora, com'è andata la vostra domenica, amici miei? Ci deve essere, no? Ci deve essere. Beh, vado un pelo meglio, un pelo meglio. Sempre dei fastidi, fisici. Per gli altri ci ho fatto il callo. Dai, tre accordi e poi vado subito. L'augurio per il mio prossimo è quello di fare in modo che la vita sia connotata da bellezza. Basta mettere un album di quelli giusti per avvertirla. Allora, non so se chi viene a vedere questo video ha visto quello precedente. Ho messo tre video insieme. Della giornata, del pomeriggio della giornata, il pomeriggio di oggi. Ero a casa, sono uscito di casa e ho detto: ma sai che c'è? Ma mi faccio il passo San Marco, dai, mi faccio il passo San Marco. E è andata bene, dai. Temevo di rimanere più imbottigliato, sono rimasto un po' imbottigliato al rientro, però dai, mi sono divertito, ho frustato un po' la cavalleria e sono fisicamente stanco. Sì, un pochino, dai. Non sembra, ma guidare quella macchina lì non è proprio. Non dico che è come la moto, ma siamo lì. Siamo lì. È faticosa. Col cambio manuale. Poi guidando un po', diciamo, non da passeggio, un pochino più allegramente, insomma, devi esserci, devi mantenere una certa attenzione, una certa concentrazione, unito poi alle cose fisiche che devi fare per sentire dove va la macchina, quello che fa, e quindi è faticoso, però è una stanchezza che mi piace. Sono passato nei luoghi di. Non farò nomi, poi se ho voglia lui di commentare, lo farà lui. Di uno di voi, diciamo. Però evidentemente non c'erano i presupposti per bersi anche un caffè, e per cui ho tirato diritto e ho fatto il mio giro. Mi sono divertito. È un giro tipico che facevo in moto, che ogni tanto faccio ancora in moto, quando riuscirò a risolvere, anzi domani mi sa che devo chiamare per risolvere sta cosa, perché oggi era da moto, oggi era da moto, era pieno di moto, ragazzi, pieno di moto. E con la macchina ti diverti, però insomma, per smarcarti non c'è come la moto, non c'è come la moto. Sempre connettendo il neurone se vuoi rimanere vivo, però con la moto svicoli più facilmente, molto più facilmente. Dai, questo breve video è stata una buona, alla fine è stata una buona giornata. Sono tornato anche in un orario ragionevole, pensavo di rimanere imbottigliato, invece non ho guardato esattamente come 200 km, forse 250. 250 km, mi sono sbagato un attimo e va bene, dai, la mia domenica pomeriggio, ecco, questo sarà il titolo. Niente di che, amici miei, stasera non vi parlo di cose filosofiche. Un saluto a tutti e un buon inizio settimana, e
non fatevi irretire dal sistema, ecco, non fatevi intrappolare dal sistema. Ciao a tutti.